Parliamo invece dei congedi parentali. I congedi parentali cambieranno ad agosto. È stata recepita la direttiva europea che appunto è stata recepita la direttiva europea con la quale si cerca di avere più un'equa condivisione di responsabilità tra uomini e donne per avere una parità di genere sia a livello lavorativo che familiare. Quindi i congedi dei padri, 10 giorni, sono stati confermati in via stabile, ovviamente, sono stati confermati. La differenza è che mentre, insomma, con la vecchia disciplina potevano essere sostanzialmente presi solo dopo il parto e nei 5 mesi dopo, adesso possono essere anche presi prima del parto, quindi una cosa, si dà più flessibilità di scelta, ecco. Per il congedo parentale invece retribuito al 30%, ci sono stati due cambiamenti. Si è passato innanzitutto dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni di vita del bambino, quindi il periodo di congedo parentale io posso prenderlo retribuito fino ai 12 anni di vita del bambino. E l'altra cosa che è cambiata è che non è cambiato il monte ore totale tra, diciamo, i genitori, perché attualmente avevano 6 mesi il papà e 6 mesi la mamma, sostanzialmente. Invece adesso sostanzialmente i 12 mesi rimangono complessivi, rimangono uguali, però viene data più flessibilità tra i genitori di spostare questi mesi perché 3 mesi devono stare obbligatoriamente su ciascun genitore, però 3 mesi possono essere spostati da un genitore all'altro, quindi ad esempio un genitore potrà fruire di 9 mesi e l'altro potrà fruire di 3 mesi. Ricordiamo che il congedo parentale è fruibile anche su base oraria, in base a le indicazioni dei contratti collettivi. Per invece il congedo parentale per i genitori soli, quindi genitori soli parliamo di condizioni in cui c'è stato ad esempio l'abbandono, no? Il non riconoscimento, la morte da parte dell'altro genitore, si è passati da 10 a 11 mesi di congedo parentale e anche in questo caso ovviamente l'età del figlio è stata spostata da 6 a 12 anni. In ultimo, che forse è la cosa secondo me più interessante di tutto a livello di sostanza, è che è stata inserita un'indennità in caso per l'astensione per la lavoratrice autonoma in caso di maternità a rischio. Quindi, insomma, secondo me una cosa verso comunque una tutela più forte delle lavoratrici.